arrivati oggi. Negli anni 70 il mondo aveva raggiunto un'epoca inaudita nella storia dell'umanità. Dopo 3 millenni, li possiamo calcolare, di assolutismi dove una minoranza esigua di esseri umani ha sempre per migliaia di anni gestito una massa enorme di persone alla disperazione, dopo 3.000 anni di questa storia, finalmente, con 200 anni di lotta dal basso, del potere delle idee, si è riusciti a ribaltare questa situazione. All'inizio degli anni 70, dopo la decada degli anni 60, l'idea di sinistra, attenzione, non i partiti, sto parlando dell'idea di sinistra, cioè l'idea che dice il bene comune va rimesso nelle mani dei tanti e gestito da pochi per conto di tanti e nell'interesse di tanti. Questa idea, che questa è l'idea di sinistra, è la sinistra. Dopo 200 anni di rivoluzioni era riuscita ad arrivare al suo compimento storico maggiore. Dopo gli anni 60, inizio anni 70, veramente in America, è una storia poco raccontata, ma l'America era a quei tempi uno dei paesi più di sinistra, forse del mondo occidentale, in America, in Europa, gli stati sociali, il welfare, il socialismo, il trionfo del socialismo, ma anche nel terzo mondo. Anche questo non se ne parla molto. Nel terzo mondo non c'era una ventata di comunismo. Nixon e Kissinger, dai documenti declassificati che abbiamo, sapevano benissimo che c'era una ventata di socialismo democratico. Quindi anche nel terzo mondo questa idea di sinistra si stava affermando in maniera strepitosa. Bene, era arrivata al punto in cui, all'inizio degli anni 70, la sinistra, questa idea di sinistra, stava quasi veramente per dichiarare di aver conquistato la storia. Questo andava affermato. Le élite che per 3.000 anni avevano dominato e che per 200 anni avevano progressivamente subito delle perdite sempre maggiori fino ad arrivare a questo apice degli anni 70, decisero in quel momento di riprendersi il potere. E lo decisero precisamente, in una data precisa, in un momento preciso. Siamo nell'agosto del 1971, quando la Camera di Commercio degli Stati Uniti d'America decide che è il momento di riportare in auge il potere dell'élite, le destre economiche internazionali e distruggere per sempre la sinistra dopo 200 anni di vittorie. Danno il compito a un avvocato, si chiama Lewis Powell, gli dicono di scrivere un memorandum. Il memorandum di Lewis Powell è un memorandum di 23 pagine. Che questo avvocato, un legale esperto di corporazioni, che questo avvocato scrive con un linguaggio di una semplicità eccezionale e conia in questo modo la prima grande arma della riscossa delle destre economiche, la semplicità, la comunicazione semplice. Guardate che vi leggerò le frasi, questo uomo in 23 pagine, con delle frasi che potrebbero essere scritte da un liceale, ha cambiato il corso della storia dell'umanità, niente meno. E purtroppo le sinistre, questa volta mi riferisco non più all'idea di sinistra, ma alle sinistre come partiti, come movimenti, non sono mai state capaci di capire questa cosa. Quello che conquista è la forza delle idee e la semplicità delle idee.